mentre entriamo ormai negli ultimi 4.000 metri. Biringhello comando, prova la solo adesso. Con il numero 100, Andrea Gritti, vincitore settimana scorsa di una gara a Provaglia di Zen, provincia di Brescia. Oggi ci riprova da solo al comando Andrea Gritti. La replica in maglia Casano per Samuel Bertolli, mentre Visano è sempre più vicina, mentre dietro prova adesso a inseguire anche in maglia verde la polisportiva monsummanese. Ripreso Gritti, gruppo compatto, e dunque manca sempre meno al gran finale. Il cartello di Visano che ci indica ormai l'imminente arrivo del gruppo in questo finale incandescente per velocisti, per vietati deboli di cuore, dove vivremo assieme la resa dei conti finale tra le ruote veloci qui a Visano tra pochi istanti. Dunque l'ingresso in Visano, la Flamme Rouge dipinta sull'asfalto di Visano, che vedrà dunque chi riuscirà oggi a dipingere un capolavoro in questo finale con l'arrivo a ranghi compatti, con l'arrivo dunque di gruppo generale. Le campagne bresciane, dove il vento sferza in maniera contraria adesso in direzione contraria verso il gruppo, vento in faccia dunque per i corridori che si apprestano ad entrare definitivamente in Visano per l'ultimo rush, per la resa dei conti finale. Pochi istanti e poi sarà Flamme Rouge per il gruppo di testa, circa 80 unità a comporre il trappello, mentre ancora una volta ci prova la Casano Matek a anticipare, ma è praticamente impossibile adesso fuori uscire dal gruppo con là davanti il gruppo di testa guidato dalla Bogomolino all'ingresso nell'ultimo chilometro. Flamme Rouge, attacco adesso frontale della Casano Matek, mentre dietro la Bogomolino adesso ordisce, comanda adesso le operazioni in questo finale per favorire lo sprint dei suoi velocisti principali, delle vedove Cuccarolo e De Monte. Siamo agli ultimi 600 metri, davanti prende con forza le redini dell'attacco della volata la Bogomolino in caccia dell'ennesimo successo a volata quest'anno, la formazione di Ormelle in provincia di Treviso. Vedremo chi sarà il velocista principale oggi della formazione trevigiana. Intanto sono ancora loro al comando agli ultimi 500 metri, tra pochi istanti l'ingresso nell'ultimo rettilineo con due maglie, la cui seconda è quella di Alessio Delle Vedove, pronto a lanciare il suo sprint. Sprint lanciato con maglie Otelli, maglie Bogomolino, Otelli e Bogomolino agli ultimi 50 metri e il trionfo, l'ennesimo, il nono capolavoro di Alessio Delle Vedove. L'uomo più atteso di quest'oggi, Alessio Delle Vedove, dopo il trionfo ieri sprint, replica alla grande quest'oggi, weekend perfetto dello sprinter di Mirano. Venezia coglie dunque a Visano il successo, atleta promesso sposo l'anno prossimo tra i pro della Intermarché Wanty-Gobert, volerà dunque in terra belga per proseguire la sua crescita sportiva nella formazione continental della Intermarché Wanty-Gobert, e che oggi allo sprint coglie il trionfo. Allora, oggi hai colto dopo la vittoria di ieri appunto a Mantova, non per la stagionale, un lavoro di squadra perfetto quello della Bogomolino nel finale, e poi da bomber pool, come abbiamo detto, hai chiuso i conti. Sì, dai, oggi è stata una gara molto dura fin dai primi chilometri, caratterizzata dal vento, molto vento laterale che aveva già selezionato i corridori già dai primi 10 chilometri in poi. La gara era diventata molto impegnativa, sapevo che mi aspettavo un finale così, non sapevo la gamba come avrebbe reagito. Ho cercato di risparmiare, sì, però non potevi limare troppo perché sennò rimanevi staccato, e quindi dovevo anch'io tirare e star davanti a collaborare con la squadra. Ringrazio sempre la squadra, per oggi ha fatto il lavoro perfetto, non nel treno, bensì in tutta la corsa, oltre che al treno, perché devo veramente ringraziare sì anche lo staff che comunque ci segue dai lati della strada e ci dà sempre, diciamo, gli ordini che fino adesso sembrano giusti, insomma. Sì, finale perfetto, ma poi posso dire che avete vinto forse a metà gara voi, perché comunque avete costretto gli avversari a faticare, sì. Siete un attimo rialzati a metà corsa e poi avete
di fatto costruito poi il finale grazie al rientro dei tuoi compagni. Sì, la fuga è andata via, aveva preso 3 minuti. È un vantaggio, sì, elevato, però con un tipo di circuito così anche controllabile, perché comunque il vento laterale limita molto i fuggitivi. Anche le altre squadre, insomma, avevano la volontà di andare a chiudere, quindi sì, siamo riusciti a organizzarci e a controllare bene dalla metà in poi, perché la gara lì si è sezionata ulteriormente, insomma. Hai detto che un livello così alto è trovato solamente all'estero. Sì. L'anno prossimo tu volerai all'estero, in terra belga, per proseguire il tuo percorso di crescita sportiva all'Intermarché Wanty-Gobert. Sì, giusto, sì. Quindi dovrò farsi l'abitudine. Ecco, questa oggi sono partito con la voglia, sì, di vincere, però comunque ho detto sì, dai, andiamo vicini ai terreni e alla meteorologia belga. C'era il vento, sì, che non è come il Belgio, ce n'è molto di più, però comunque gli ha limitato molto il gruppo e con le andature, insomma, si è selezionato molto. Debutterai con la formazione Continental, in realtà comunque storicamente negli ultimi anni ha saputo lavorare bene con i giovani. Quali sono le tue emozioni per questo passaggio importante della tua carriera? Beh, solo dire il nome mi emoziona molto, perché comunque ho fatto un percorso, come molti sono partito da giovanissimo, ho avuto la fortuna adesso di approdare in uno dei team che, insomma, sicuramente mi seguirà al meglio. Sono contento della scelta che ho fatto, ringrazio il mio procuratore e anche la squadra, che comunque sì, mi ha trovato il procuratore e la squadra, la Wanty-Gobert, però comunque i miei direttori sportivi mi sono stati molto dietro questi 2 anni, ecco. Complimenti Alessio, in bocca al lupo. Grazie, grazie mille. E dunque Alessio Delle Vedove, che oggi ha colto a Visano la nona per la stagionale, uno dei più rivincitori della stagione, il velocista forse principe dell'annata italiana. Su strada con noi il secondo classificato Lotelli, vicinissima al colpo grosso con Riccardo Barbuto. Eravate in tanti là davanti nel finale voi dell'Lotelli. Sì, era davvero vicina, soprattutto dopo ieri che abbiamo fatto terzo, quarto e quinto, e volevamo che arrivasse questa vittoria, però è sempre un bel risultato. Per te comunque la stagione è positiva, manca ancora la vittoria, possiamo dire. Quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Sicuramente di crescere, soprattutto in salita, che ho delle grandi lacune, e puntare all'anno prossimo e toglierci qualche soddisfazione. Complimenti Riccardo. Grazie mille. Dunque la seconda classificato in maglia Spirito Hotel a difendere l'onore di casa dei bresciani, Riccardo Barbuto, con noi anche la Sally Stephen sul podio, ancora podio per Thomas Capra. Sì. Thomas, ieri secondo, oggi terzo, sta vittoria qua in italiana manca ancora per te? In terra italiana manca ancora, sì. Ma adesso, dai, ieri secondo, oggi terzo, manca solo il primo gradino, quindi qui in terra italiana, quindi dai, speriamo arrivi presto. Tu sei un primo anno nella categoria juniores da Borgo Valsugana, quindi Trentino. Sì. I tuoi obiettivi quali saranno da qui a fine stagione? Ma diciamo che il mio obiettivo è trovare proprio questa vittoria in terra italiana e magari proprio il 2 ottobre al Giro delle Tre Province, sarebbe una bella soddisfazione vincere lì. Diciamo che è quello l'obiettivo di fine stagione. Thomas, in bocca al lupo. Okay, la vittoria, grazie. Che manca in Italia, che ha vinto quest'anno però la Gan Wevergem sulle pietre, sul pavé belga, dove intanto ci ha raggiunti anche l'organizzatore, comunque colui che è il vertice di questo gruppo organizzativo, che è Luca Galluppini di Visano. Noi, se mi confermo nella regia, torniamo in studio, ok? Luca, grandi emozioni come sempre, un grande nome che ha vinto quest'oggi. Sì, veramente un'organizzazione perfetta, il grazie va a tutti i volontari sul percorso, all'amministrazione comunale, alla Polisportiva Olimpia Visano, che ogni anno permettono al grande ciclismo di essere protagonista sulle strade di Visano. Negli ultimi anni con la gara organizzata il sabato per la categoria giovanissime e poi il gran finale la domenica con la categoria juniores. Oggi direi un podio che lascia grandi speranze al ciclismo italiano, veramente 3 atleti veramente fortissimi si sono dati una battaglia. Ho avuto modo di parlare col vincitore subito dopo l'arrivo, mi ha detto che ha fatto una volata al filo dei 70 orari, quindi che dire, Visano si conferma il festival delle ruote veloci. Allora, oggi è l'emblema della corsa di paese. Allora, l'azienda Loda, tra le tante aziende che hanno supportato oggi Locadi, la vostra organizzazione, il sindaco che ha avuto di dedicare comunque un omaggio particolare al suo fratello Diego Piacentini, ma anche a voi dello staff che ha annunciato comunque come zoccolo duro e fondamentale di questa corsa, un gruppo di giovani come voi che
dà comunque un lustro futuro a questa manifestazione. Cosa significa per voi visanesi questa corsa? Ma guarda, visanesi, per i visanesi il Gran Premio Sportivi e la memoria di Archimede Conti è il significato della fiera, della terza domenica di settembre, della sagra patronale. Abbiamo purtroppo visto nell'anno 2020, per ovvi motivi, che non è stata organizzata la corsa, e credimi, fu un dispiacere unico, veramente una giornata, potremmo dire triste. Penso che quest'anno la splendida giornata abbia ripagato, diciamo, tutti i sacrifici fatti in questi mesi. La gente di Visano le ho trovati veramente contenti, entusiasti già nei giorni scorsi, e poi sono stati numerosi i complimenti che ho ricevuto oggi, e credimi, io vedo le corse più o meno tutte le settimane come giudice, ma quando porti il ciclismo sulle strade del tuo paese è veramente un'emozione unica, e ho avuto modo di percepire la contentezza della gente oggi. Bello, complimenti dunque a Luca Luppini, oggi al vertice dello staff dei sportivi visanesi per questa manifestazione. Grazie, grazie a tutti voi, grazie ai volontari, grazie a tutti coloro, agli sponsor che hanno permesso la realizzazione di questi bellissimi giorni di festa, grazie. Complimenti dunque anche al giovane gruppo degli sportivi visanesi alla base di questa manifestazione, che danno comunque un grandissimo futuro importante a questa che è ormai la classica per velocisti di settembre. Dal Pianeta Ciclismo è tutto, grazie ancora a tutti.